La cucina quotidiana, buongiorno, anzi, buon pomeriggio. Stasera faremo fettine alla pizzaiola, facilissime e sempre sempre buonissime. Ingredienti: fettine di manzo, sale, filetti di pomodoro, pepe, origano, capperi dissalati e olio. Nulla più. In una bella padella larga, cominciamo a mettere qualche filetto di pomodoro, qualche cappero tagliato, l'ho dissalati poco fa, pomodoro e poco, così, ancora un paio di capperi, così. Un bel goccio d'olio e comincio a mettere giù un pochino di origano, mi ero dimenticato, poco perché lo metteremo poi sopra, e comincio a mettere giù i miei pezzetti di fettina. Se sono troppo grossi, come sono questi, li tagliamo a metà, così. Non so come diventeranno, ma Ciaio mi ha detto che riduce pochissimo, ma non è che mi ha convinto tanto. In genere questa carne così riduce tanto, 30, anche il 40% secondo me. Così, padella larga perché vedete, se no il posto per tutti non c'è. Perfetto, e ripetiamo sopra quello che abbiamo fatto sotto. Un po' di pomodoro, così lo mettiamo tutto, qualche cappero, capperi sono un po' forti, ne metteremo pochi, l'origano, questo un po' ciuffoso, vabbè, lo toglieremo dopo. Così. E poi il sale. Il pepe. Un altro goccino d'olio, non troppo perché già c'era sotto. E adesso un bel coperchio e mettiamo sul fuoco e facciamo andare pianissimo. 20 minuti ed è pronto. Nel frattempo ho messo su anche delle patate a lessare che la faremo come contorno. Pizzaiola ha cominciato a bollire. Eccola qua. Sta già facendo un sacco d'acqua, come immaginavo. Metto il coperchio e lascio andare piano piano pianissimo. La pizzaiola è ormai pronta. Le patate le ho lessate, le sbuccio e poi spengo anche la pizzaiola. La pizzaiola è pronta. Le patate sono pronte, possiamo andare a cena. Fettine di scottona alla pizzaiola e patate lisse. Buon appetito!